ci guardano con Marvel Super Mega Grassi e due ce ne abbiamo dato l'ultima volta, che abbiamo scoperto che qua stanno facendo qualcosa con gli strani cubi arancioni. Poi come novità vedete, ho un nuovo cartello che ho acquistato ieri alle Tena Comics, molto mi sono divertito, è stato davvero un festival molto bello, spero che ci sia stato anche voi chi è di qua o di queste parti o che c'è andato lo stesso. Vabbè, comunque questo, siamo qua per giocare e continuiamo con la nostra avventura. Mettiamo le cuffiette, anche col cappello un po' su. Razzo, via! Razzo! Reggersi a cosa? Ah, non lo so, a qualcosa. Ci stanno oltre. Vediamo che ci dice il nostro amico Robert. Allora cos'è? Ah, ma c'è un rumore. Per caricare una specie di batteria. Porte galattiche IO standard. Separatori glass metering eliani. Gato di Kree. Ho capito giusto un paio di parole. Pure io ho capito un paio di parole. Simile. I valori energetici sono ovunque, ma non capisco di che energia si tratti. È energia pulita. Che razzo? Energia molto pulita. Vabbè, vediamo cosa si tratta, che tipo di energia stanno producendo qua. La cosa è molto losca. Rapporto per il cane, l'enorme dispositivo risucchia l'energia di Contraxia. Rapporto per Ricordati il cane. Guardati dei cubi di energia. Rapporto per il cane, l'energia è all'interno di strani cubi. Ok. Groot! Grazie, dobbiamo controllare quel raggio gigante! Puoi farci passare? E l'ha già fatto, Peter. Rapporto per il cane! Questa cosa deve essere distrutta! Non sappiamo neanche cosa sia! Inoltre rischiamo di fare a pezzi l'intera nave! Vabbè, se non sappiamo che cos'è, la distruggiamo e basta. Ma che razzo! Ma che cavolo! Evitiamo il raggio gigante! Pensavo di cadere giù! Guardiano di galassie, Wilcox. L'indagine indica che Ala Hope è in chiave per mistero di galassia. Cos'è il rumore? Stiamo preparando un rapporto dettagliato. Fancubo il rapporto. Digli che la mano magica ci ha quasi uccisi. Parliamo dell'Ala Hope. Responsabile per zona di arrivo di corteggio. In effetti. C'è un problema sulla nave. Ed è grosso. Tu dare dettagli. Nova Corps sono impazziti. C'è stato uno scontro, ma non ci sono cadaveri. Oh, e c'è anche un cannone laser gigante. Guardiano molto gigante. Oh, oh cavolo. Oh, oh. Io... È successa una cosa, ti chiamo io. È arrivato un tizio molto incazzato. La esperienza contro i centurioni sarà indispensabile. Allora, lei è una persona pericolosa. Per quello che state facendo a Contraxia. Vai Rocket! Continua a parlare! Lancia! Hai finito di causarci sgomento! Una volta per tutte! Diamogli una lezione! Peter, qualcuno deve tenerlo a terra! Che si è? Scendere a terra, ce n'è per tutti! Ne arrivano altri! Lancia! Dai, sei grossi cari! Ci fermeremo, Rocket! E siamo con lo scontro tier. Vai. Oh no, quello allo scudo, cavolo. Aia. Elettricità. Siete pronti? Colpisci Groot. Oh no, sul serio. Vai Gamora. Oh no, quello sta caricando. Sto cercando di sparare. Perché se la prendete con un pianeta più noioso? E infatti. Ti fermeremo, Rocket. È da un po' che non faccio esplodere qualcosa. Aia. Aspettavo più coordinazione da parte loro. Dividi e spappola. Il mio immenso potere spreca. Lancia su di loro. Già. La prossima volta te la cavi da solo. Questa volta non andrò verso la luce, ciccio. Gamora, forse, adesso. Vai Gamora. Speravo me lo chiedessi. Ah sì. Bravissima Gamora.
frantumerò le loro ossa! Ogni nemico ha un punto debole! Serve un modo per paralizzarli! La tontaglia! Vai, facciamogli il sedere a strisce! Non farci la tiro, è mio! Vai, colpisci! Ah, l'abbiamo distrutto! Volete dirci che sta succedendo su Contraxia? Lo vorrei sapere anche io! Mi avvicino! Il centurione si libra in volo! Quando sarà a terra avrai la tua... Le tue ultime parole? Le ultime parole? Non combattono uniti! Sarà facile! Seguitemi! Non lo posso congelare purtroppo. Vai, vai, colpisci! Sì! Questo! Ok, questa nave potrebbe essere l'epicentro di qualunque cosa stia accadendo. Ok, ce l'abbiamo fatta, gli abbiamo fatto il culo a strisce. Ci servono delle risposte. Ci serve aiuto pure. Hai idea di dove potrebbe essere? Magari. Potremmo vedere nel suo ufficio. E so anche come raggiungerlo. Sai dov'è l'uscita dell'hangar? Non va bene. Sempre. Cosa non va bene? Ma forse qua deve pensarci Drax. Drax, ho bisogno che sposti questo. Immagino che tu abbia un piano. Guardate là che forza che ha Drax, mamma mia. Sei un vero uomo tu. È stata tutta fatica sprecata. Ogni buon piano è diviso in fasi. Stai leggendo qualche idiozia New Age? Dobbiamo assolutamente fermare quelle batterie, Peter. Sì, ora lo faremo. Vai, ero braccio. Sicuro che avrebbe funzionato. Io pure ero sicuro. Rocket, puoi vedere dove va quel condotto? Tutto pur di uscire da qui. Siamo pronti, nel caso il ratto decidesse di distruggere il macchinario. Ecco qua, ho fatto la mia parte. Sì, grazie. Sappiate che non le ho bloccate per sempre. Serve un modo per passare. No, il braccio non funziona. L'energia in quest'hangar mi fa drizzare i peli. Oddio, che tipo di peli? Aspetta, ma se sei più pelato di Masterone? Falso! Ho le gambe coperte di soffice peluria. Oh, va bene. Io dopo questa me ne vado comunque. Proprio come pensavo. Ottimo lavoro. Ecco. Si era attaccata, ok. Andiamocene prima di scoprirlo. Ok, forza, il tunnel è da questa parte. Per fortuna non si è fatto vivo nessuno. Perché l'hai detto? L'unificatore ha rilevato un'intrusione. Dividiamoci. L'amore non si parla mai. Veloci, ce ne sono troppi. Nel buco, saltate. Saltate nel buco è la cosa più sicura. Ma perché dobbiamo saltare nel buco? Con la ragazzina. È tra le cose più stupide che ti ho visto fare. Era così preoccupato, dovevi vederlo. Ehi, Starforn ci serviva per il capitano. Temevo che se fosse morto sarei finito di nuovo in cella. Era adorabile. Vi detesto. Rocket, non deludermi. Chiedi agli altri. Drax, ci pensi tu? No, perché assolutamente Drax? Assolutamente. Ok, Groot. A meno che Drax non sa volare. Come muovermi. Dobbiamo raggiungere i tunnel laggiù, dall'altra parte. Io sono Groot. Credo proprio che sia giusto. Tu credi? Speriamo. L'altra volta c'era un tale macello. Ci penso io se vuoi. No, Rocket, no. No, ci pensa lui, no. Tutti non no. È un pezzo della nave del culificatore. Unificatore. Unificatore. Quando ci hanno arrestati, hanno detto che Raker era stato fermato per le stesse ragioni. Non proprio le stesse. Stava rubando nella zona di quarantena. Nicky ha parlato di una caccia alla divinità, mi pare. Quale divinità vivrebbe nella zona di quarantena? Probabilmente una da tenere in quarantena. Ma no, da tenere alla larga proprio. Ma cosa sono sti rumori? Gente, qua stiamo a scherzare troppo. Tu e la tua troppo. Ragazza avete fatto una caduta notevole, Peter Quill. Ma che caduta? Era un salto eroico. C'erano fiamme ovunque. Usa quel visore. Trova una soluzione. Ho sempre questo visore. Che ne pensi, Groot? Forza, Drax. No. Io. Rocket, tocca a te. Ha chiesto di te. Gamora, riesci a darci una mano? Penso io, Peter. Grazie, Gamora. E ora qua ci pensa Groot. Per l'ennesima volta, Groot, andiamo da Corella e Nicky.
è più rumoroso di un catatiano che aspetta la colazione. Perché? Concordiamo che non so cosa sia un catatiano che aspetta la colazione, ma non lo voglio scoprire. Corella è sopravvissuta alla guerra e ha una relazione con Peter. Scommetto che questa volta non ce l'ha fatta. Vuoi davvero scommettere sulla vita di una madre e di sua figlia? Nikki è una delle ragazze più in gamba che conosco. E Corel è una guerriera. Sono strasicuro che sono vive. Oddio, non l'ho visto col visore. Rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Forse la ragazza galleggia la deriva a faccia in su. Rocket! Che c'è? Valuto ogni opzione. Meglio che non le valuteresti queste opzioni, però. Non sono cose da dire. Oddio, cos'è? Esce roba. Ruth dice di pensare subito a un piano di fuga. Il piano è chiamare Cosmo dopo aver trovato le risposte che cerchiamo. Le risposte che cerchi tu? Ma è uno di quei robottini di Nicky. Tu hai visto Nicky? Scusa, cosa? Sicuro di stare bene, Peter? No, non sta bene. Uno dei robot di Nicky, gli dà anche dei nomi. Si prende cura di loro, cose così. Non mi sembra molto curato. In effetti è molto maltrattato. Non mi sembra un luogo sicuro, Peter Quill. Meglio qui che dove ci sparano. Parla per te, grazie. Preferisci quando sparano? Meglio sparare a chi non mi va a genio che cercare qualcuno di cui non mi frega. Al nostro leader importa. Che sei un mito, che grande Rocket, ragazzi. Ma naturalmente. Ma naturalmente. Attento, oddio. Ok. Non ricordo che l'ultima volta ci fosse questo gas verdastro. Forse intendi il gas verdastro letale. Tutta la nave è una trappola mortale. Sicuro c'è un modo per liberare questi tubi. Lo spero, perché non mi infilerò mai in quel disastro. Vuoi usare la tua arma di ghiaccio, Peter Quill? Proviamo. O magari ami crogiolarti nel tampo inebriante della morte. Fatto! L'ho freddato! Okay. L'ho freddato, oddio. È molto tremenda. Ah, altro gas. Le freddure. Magari Nicky e Corel lo usano per proteggersi. Oppure, aprite le orecchie, sono già morte. Ma tu sei sempre con la morte. Stai facendo lo stronzo! Molto più del solito! La tensione è palpabile. È molto palpabile, sei incazzato. Che ne dite di farla finita, tutti e due? Concordo, oppure risolvetela lottando all'ultimo sangue. Senti, Rocket, lo so, a volte faccio pietà. Capita a tutti noi. Sarà per questo che ci siamo trovati. Sicuro che sia da questa parte, Peter Quill? Chiaramente no. Sto indagando. Dacci un taglio, Gamora. Ecco, dai un bel taglio. Sicuro che sia la strada giusta? Speriamo. Tenete gli occhi aperti. Sai, Peter, se Nicky e Corel fossero... Non lo sono. Dico solo di prepararsi a ogni eventualità. Non lo sono. Speriamo. Qua bisogna freddare. Oddio, sono diventato Peter. Ok, ce l'abbiamo fatta e si sale. Ma forse c'è solo questo, no? Avete qualcosa da segnalare a Cosmo? No, al momento no. Niente che valga la pena. Ancora niente su Nicky e Corelli. Brutto, tu come sei finito qua? I catatiani si vero, era la porta che non si poteva passare. Lo terrò a mente. E dove dobbiamo andare, scusate? Forse era un'altra la strada, io ho preso quella secondaria. Sì, ho preso quella secondaria forse. No. Ragazzi, dove si va? Ah, da qua, ecco, ho preso quella secondaria. Ecco, è la strada giusta, sicuramente. Speriamo. Nicky ha un rifugio segreto un po' più avanti. Non stavamo andando all'ufficio del capitano? Sì, dopo aver controllato questo. E siamo tornati qua al nascondiglio. Rapporto per il cane, il frastuono non si arresta. Povero Contraxia.
Non rompete nulla. Per lei è un posto importante. Oh, wow! Nicky ha fatto tutto questo? Molto sì, figo, si diverte la ragazzina. Nicky! Piccola, fatti vedere! Magari... C'è lo zio Drax! Meno spaventoso. Sono Peter! Il... pirata! Nicky! Non voglio... Rocket! Hai il corpicino da bambina! Dici che ci passi? Ritenta quello! Con gentilezza, Peter! Per favore, puoi passare? Sono preoccupato per Nicky, ok? Temo che possa essere ferita o spaventata. Sì, poverino. Non so cosa. Potresti per favore vedere se è lì dentro? Ecco, era così difficile? No. Bastava essere Credo gentili, bambino. Peter. Rocket è un piccolo bimbo. Oh, il pupazzo. Attento, Peter Quill. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. Esagerato. No, è mio. Ci stiamo prendendo la sua roba, perché in tal caso... No, voglio dire che un tempo era davvero mio. Quill, puoi venire un attimo? È ossessionata da te. Perché ha un tuo giocattolo? È un regalo che fece a Corella quando stavamo insieme durante la guerra, un ricordino. E l'ha preso un significato strano. Questo significa qualcosa? Quanti anni ha la bambina? E tua figlia? 12. Ha! Congratulazioni, Peter Quill. Sarai un pessimo padre. A meno che non sia morta, in quel caso non importa. Aspetta. Non sei d'aiuto. Ci hai portato qui per questo. È ovvio. La bambina ha 12 anni. Quill ha giaciuto con la madre 12 anni fa e continua. Non so cosa dire. Tu lo sapevi? Immagino di sì e non volevi dircelo. Il suo silenzio sbalordito indica il contrario. Sì, ok? Sì, le date potrebbero combaciare, quindi è possibile, credo. Non è che me l'hanno insegnato a scuola. Che bell'inizio. Ma ok, non così. Possiamo prima capire se Corella e Nicky stanno bene? Qui non ci sono, il dubbio c'è lo stesso. Dobbiamo quindi continuare a cercare. Ammettere le cose non è che fa male. Non vi sentite a disagio a frugare tra le cose di Nicky? Peter Quill è il padre, ha il dovere di intromettersi nella sua vita. Ok, ora Drax comincia. Quill, credo che non sia qui. Lo so, credo che a Nicky non dispiacerebbe se lo usassimo. Che ne dici, Rocket? Se è possibile, se anche le dispiacesse, pazienza. Ah, grazie. Mettiamo, potenziamo. Un bel potenziamento nuovo di zecca. Grazie, okay. Rocket. Dove eravamo? Congratulazioni per la paternità. Oddio, ha cominciato. C'è una strada per l'ufficio di Corell dai tubi sulla sinistra. Sì, vedo un passaggio. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. L'ho capita. Ragazzi, oddio, ha cominciato. Possiamo evitare le battute? Non sappiamo se stanno bene. Posso preoccuparmi anche mentre mi prendo gioco di te, Peter Quill. Idem. Oddio. Lo ammetto, la postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. È intelligente. L'ho detto, è sveglia. Ah, forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo. Non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Se avessi un figlio, sarebbe super fico e intelligente. Quindi, come Nicky? Credo, sì, forse, sì. Già, forse. Quindi ha di certo preso dalla madre. Ah, che sono simpatici gli amici. Che ho preso con Corella e Nicky. Se ci va bene, forse stanno scendendo proprio ora. Quando mai ci andrebbe bene, scusa. In effetti sei dentro. So solo che sto iniziando a detestare questa scelta. Io sto cominciando a detestare questi tizi. Sapete tutti che Peter Quill è il padre della ragazzina? Ma lo devi dire a mezza galassia, fammi capire! Ecco perché era così entusiasta di accettare la missione! Ho sistemato le rotelle del soldatino! I rinnegati non danno requie! E abbiamo finito i missili. Ma prenditi questo! Nell'ufficio di Corella? Io no! Fuori! Dai, ok, te lo discuto. Ma sono molto preoccupata per Corell e Nicky.
Sono sopravvissuto! State bene? Siete feriti? Ok, li abbiamo fatti fuori. Saliamo di livello. Stiamo bene, Peter, sappiamo difenderci. Lo so, ho solo... Le troveremo, tranquillo. Speriamo. L'ufficio... Aspettate un attimo, che mi potenzio, facciamo qualche potenziamento ai personaggi, non farebbe male. L'ufficio di Corella è da qualche parte in alto. Allora, riprendiamo, sì, ragazzi. Dobbiamo cercare di salire. Forza, all'ufficio di Corella. Avanti, ammettilo, Quill, al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta logorando. C'è chi ha bisogno di prendere certe responsabilità. Questo non cambia nulla, sono tranquillo come un ciocco. Groot dice che nel profondo tutti i ciocchi che ha incontrato erano terrorizzati. Beh, non è un buon segno. C'è stata una colluttazione. Già, mi riferivo proprio a questo. Reagisco a modo mio. Ho un brutto presentimento. Io pure. Sappiamo che c'è stata una lotta, ma non sappiamo chi ha vinto. Io un'idea ce l'ho. Ehi là! Eccoci all'ufficio. Corel! Oddio, chi ha scritto tutte queste cose? È deserto. Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Direi di no. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cosa è successo qui o no? Okay. Sì, saremmo curiosi. Vediamo... No, aspetta, un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio. Le iscrizioni sono qui. Qui c'è scritto: fidati della mamma. Ha lasciato un messaggio per la figlia. Ritorno. Speranza. Promessa. Che c'è qua? Ah, la stanza. La somiglianza è sconcertante. Non mi somiglia per niente. È blu. È blu. Poi, perché Corel non me l'avrebbe detto? Per proteggere la figlia, Peter Quill. In effetti. Con te è stato un reato capitale per le leggi sulla pubblica. È un reato. Non è una cosa vera, giusto? I Cree sono molto rigidi sul proprio lignaggio. In effetti. Quindi, quando Corel diceva che non avremmo dovuto... Lo diceva per questo. Ah. Ho capito tutto. Questo cos'è? Una specie di minaccia. Il Consiglio Cree chiede prova del retaggio di Nikki per le leggi sulla purezza Cree. Da un punto di vista legale, accoppiarsi con te è stato deplorevole. Anche deplorevole. Da altri punti di vista. Oh, non va affatto bene. Per te? No, per Nikki. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Cree? Il Consiglio della Purezza non è critico. Se punisce qualcuno, si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nikki sarebbero appese in bella vista. I documenti di Nikki. Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato. Non saprei dirti. I documenti c'è la data di nascita della bambina? È in linea con i tempi di gestazione dei Cree? Ok, ci sono! Ho brutte notizie, rubacuori! Mi hai trovato! Vediamo se brutte notizie. Nikki! Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non promette nulla di buono. Che ci devi dire, Robert? Ah, appetitoso! Ehi, Quill! Vuoi vedere questa cosa o no? Sì, sono qua un attimo, è che non mi fa... Come si dice? Cosa sto guardando? Premere i pulsanti. Niente. È il capitano. Avrà un diario di bordo. Teoricamente. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi. Tutti. Sembra quasi che l'unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile. Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Ma perché trema tutto? Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Drax ha paura dei fantasmi. Sì, ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Resteremo qui finché non sapremo che cosa è successo. Al centro operativo, allora. Andiamo al centro operativo. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Rapporto per il cane. Oddio. Laggiù c'è uno di quei preti, non è vero? Oh no, cavolo, cavolo. Basta così, oh, mi tiro fuori. Ed è successo un casino.
Buona salve, mamma quanto sei grosso. È inquietante. Oddio, che cos'è sta cosa? Rapporto per il cane, siamo sotto attacco. Ma non così. Guardate che ci prova con la sacchina. Sì, credo che bisogna segnarlo al cane. Mi sento come se avessi sparato un robottone per ore. Quel coso è tosto. Dobbiamo darci dentro. Tempo scaduto. Oddio, sto coso era fortissimo. Che non ti rimpiazzo con un uomo. Oh, la nuova mossa. Quindi questo affare serve a proteggere i Zephyr? Credo di sì. E probabilmente per tenere d'occhio il centro di comando. Questo sì è un robotone. La soluzione è semplice. Eliminarlo per primo. Peter! Aiuto! Quindi, anche lei ha finito. Vai, vai. Colpiscilo. Sì, gli ha staccato le braccia. Aia, mi sa che male. Già. Ma tanto le braccia non ti serviranno più. Si scrolla di dosso ogni assalto. Te la sei presa. Oh no, mi sono ricresciute. Sbagliato. Oddio, mi ha colpito. Sono io, la chiesa di lei che ha potenziato un sacco di tutti. Devo essere più vicino. Non c'entra. Sta cercando di ucciderci. Questo lo senti? Sentilo. Pure è quello. È un'impressione, ogni facciamo il solletico. Oddio, non si rigenerato. È assurdo che abbia avuto bisogno di aiuto. Figurati. Legali. Maledetto, si è rigenerato. Prendete nota. Imparare a muoversi attivamente. Io preferisco un approccio violento. Colpiamo quello grosso con rinnovata forza! Abbiamo ridotto la difesa di Archangelo! Oh, spero che faccia male come sembra! Oh, becca di guerra! Colpire la carne è assai più soddisfacente! Dai, già! È soddisfacente! Non morire! Nessuna pietà! Pure! Becca di guerra! Oh, l'abbiamo fatto fuori. Dobbiamo raccontare del prete al cane. Prete robot. Cane, rapporto al cane. Un prete robot ci ha attaccato. Prova ancora. Ed era orribile. Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. Teoricamente non posso ficcarmi i server in testa. Forse. Serve un terminale centrale. Funzionerà. Bella mossa. Io sono Groot. Mi faccio a sapere perché Fufi non risponde. Prova ancora. Che senso Fufi non risponde il lama? Non ho mai capito con quale magia si possono immagazzinare così tante informazioni. Ok, non è magia, è tecnologia. Dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe essere sopra di noi. Vuoi che scagli il roditore? No! Dai! Vuoi che scagli il roditore? Ok, guardiamo in giro. Magari troviamo qualcosa. Cacchio, quanto mi piacerebbe accedere a uno di questi server. Pensavo che fosse il nostro piano. Il piano è raggiungere il ponte e sperare che qualcuno abbia lasciato il Nexus sbloccato. Non mi farei illusioni. Tanto qua c'è poco da illudersi. Aia! È strano, vero? Com'è possibile che l'unimente si sia spenta del tutto? Molto strano. Oh. Forse si sta riavviando? Tra tutte le parole che potevi scegliere, Drax, questa non è poi così male. Grazie, era quella o ricaricando? Dobbiamo salire qua? Nell'angolo laggiù c'è un pannello aperto. Credo che sia l'uscita. Perfetto. Dobbiamo solo saltare su alcuni di questi server galleggianti.
Sembra sicuro. Contengono una quantità di dati quasi infinita. Possono sostenere per un po' il corpo di noi piccoli mortali. Speriamo. Beh, il mio almeno. E il nostro. E pensare che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il vetro. Gli stai dando la colpa? Aspettando nel panico gli ha dato il colpo di grazia. Ehi, Groot, hai avuto qualche segnale da Cosmo? Io sono Groot. No, né, ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Speriamo. Non credo che funzioni così. Eccoci qua. Ok, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Speriamo. Credo che l'onore spetti a te, Quill. E il codice. Bloccato. Chissà se Nicky non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che mi ha dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus. Siamo dentro! Ma che dici? Già. Sì! Ragazzi, ci siamo! Allora. Vai su precedenti penali, Quill. Voglio vedere i miei. Archivi reali. 20 unità, che il mio è più lungo. Oddio, guarda, ci sono. Oh, i reati, Drax! Certo, livello minaccia planetaria, galattica. È bello lungo. Sconosciuta. Oh. Sapete, per essere una specie non spaziale, Harrison i terrestri Jack si danno Lady Hellbender. Oh, perché ha un'aria familiare. Soggetto 89P13. Leggete e piangete. Continentale. Non c'è non pagata. Per cui non sia stato. Wow. Ah, che si vede. Gli sbirri Cree allo sbando fanno faville. Peter Jason. Wow. Locale Star. Il tuo elenco è più lungo del previsto. C'è un altro terrestre. Te lo dico, Quill. Curiosità. Oddio. Ma perché voi ometti avete un debole per i nomi stupidi? Ah, chi lo sa. Ok, diamo un'occhiata. Passa alla parte interessante. Incanalare la tua nuova forza. Guida completa alla meditazione e alla cura, cura della salute mentale. Ti dirò, una coppia non mi dispiacerebbe. Passo. Passo anch'io. Fammi capire bene, è diventata una teiera. Lo ha detto la fonte. Ma che cavolo. Fantastico. Vi detesto. Ma non così. Ma chi sono fumati qua? Attenzione, ricognitori. Assicuratevi che le telecamere dei caschi siano operative prima della missione odierna nella zona di quarantena. Grazie. Qui deve esserci qualcosa. Vediamo il video. Ehi, quella è la nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena. Sì. Di quando è il filmato? Qui è più forte. Siamo vicini. Quanto vicini? Che vuol dirlo? Troppa interferenza. Centurione Corel! C'è qualcosa? Che hanno trovato? Non dimmi la gemma. Ehi, tu cosa? Oh no, quel coso! È entrata dopo che noi... Oh, razzo. Quella cosa non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata. Io sono Groot. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. La gemma a cui abbiamo sparato dentro la zona. Rocket ha ragione, non sappiamo se è la stessa creatura. La gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. Già. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corel è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Vediamo questo. Non c'è niente. E vabbè. Oddio. Guarda.
guardiani della galassia. Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. In effetti. A volte certi sacrifici sono necessari. Chi è questo pazzo? Ho fatto un controllo. Groot, punta la gamba. Punta la gamba. Grande unificatore Raker, giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? Sì, sì, ogni tanto. E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Non funziona. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corel e sua figlia? Esatto, bella domanda, quello volevo sapere. Sei inquietante. Siete venuti a cercare la verità. Gioite. Oddio. E ci siamo di gioire. La matriarca desidera condividerla. Cosa sta arrivando? Questa è una pessima notizia. Ma non così. In che senso non risponde? Che non risponde. Venite. La matriarca. Gigantesco. Capitolo 8, la matriarca. Che cos'ha il teletrasporto? Niente, Fufi non risponde. Siamo bloccati qui. Oddio. La palla di luce ci ha lasciato tenere le armi. Dimostra un'assenza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri catatiani combattono spesso completamente nudi. Non provare a spogliarti. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Ma anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo bene. Ok, al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. E dove sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, tu ti sacrifichi, ecco, per noi. Ti sacrifichi per noi. Non se ne parla. Oh, seguitemi. Oddio. Forza, qui. È un posto di pazzi. E cadi. Trova un altro piano. Infatti, trova un altro piano. Allora, che ha chiesto proprio di noi? Di te in particolare. Ma non ne comprendo il motivo. Oh, cavolo. Peter sorprende sempre anche noi. Ma sei in prima fila per l'indottrinamento, allora... È questo che pensi? Che indottriniamo le persone? Abbiamo incontrato i vostri ultimi convertiti. Dire che sono zelanti non rende l'idea. Hanno accolto la promessa della matriarca. Un'esperienza sconvolgente, ma da accettare spontaneamente. Quel, il drone, è la nostra via d'uscita. Cosa? Come? Cosa vi svegliate voi due? Ebbene? Niente, niente. Vuole sapere se sai di essere tu il cattivo. In realtà stavamo ammirando la vastità di questo mondo. Sì, 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 sì. Grandioso, vero? La fede nella matriarca l'ha riportato a com'era prima della guerra. E ci restituirà tutti coloro che abbiamo perduto. Madri, amanti, figli. La promessa farà tornare i morti. Certo. Sono pazzi. No. I morti non possono tornare. Da soli no. Ma con la matriarca. Il tramite divino. Ho un'idea, ma ci vorrà un po'. Sì. Distrailo. Ma che... Ma che cavolo. Forza. Venite con me. Se avessi voluto uccidermi, l'avrebbe già fatto. Wow, ok, che bel trucchetto.
Come diavolo hai fatto? Sortilegio. Sì, sortilegio. Posso capire che alcuni la vedano in quel modo. Ma io ho usato la scienza. La scienza della fede. La fede non è una scienza. Tuttavia la sua energia lo è. Questa nave, i miei inquisitori, persino la stessa Sacrosanta, è tutto alimentato dalla stessa energia miracolosa. Ah, quell'energia che produce... Energia che io ho scoperto. Continua a farlo parlare, io prendo il drone. Adesso. Cosa? Prendilo. Cosa c'è? Ecco, dunque... tu hai... hai scoperto delle cose e dici di... Bel diversivo, controllare l'energia. Forza del credo. Giusto. Bene, sembra che questa forza del credo in qualche modo sia davvero... Credo che Gamora voglia dire che... se disponi di tutta questa energia... Forza del credo. Giusto, ma... Giusto. Quando noi ci siamo incontrati, non eri bloccato sulla ala SOAP perché la tua nave era ridotta a secco? Sì, esatto, ma... Allora perché non hai creduto che la nave avesse il serbatoio pieno? Non è così che funziona. La forza del credo è un diretto derivato della fede. Della fede concentrata. Mi sto mettendo a ridere perché vedo roba che io l'ho sperimentato. La fede concentrata in lui ci ha permesso di sopravvivere. Beh, stavi dicendo? Ma non eravate più numerosi? No. No, negativo. Mi sembra il genere di cosa di cui saremmo al corrente. Infatti. Ti prego, continua con quel racconto affascinante. Sai, dicevi qualcosa su questa... Lei sembrava veramente importante. Già. La matriarca? Possibile? Non stavo parlando di questo. Sei sicuro? Stavano attenti. Ricordo che la matriarca è spuntata fuori a un certo punto. Lei è il secondo tramite divino, stavo parlando del primo. Colui che ha rifiutato di annullare la morte di mio figlio. Ma... lei è giunta... a mantenere... la promessa. Ok. Fermi. Prima eravate più numerosi. Dov'è il piccoletto? Magari è morto come tuo figlio. Può essere. Io sono Groot. Cosa? Io sono Groot. Si muoveva l'infarto. C'è qualche problema? Credo che... sì, forse sto avendo un infarto. Perché non facciamo qualcosa? Smettila immediatamente. Ok. Mi credete così intelligente? No. Non so di che stai parlando. Sperate di rallentarmi perché avete paura. Ma non c'è niente da temere. Che stai? Torna qui dove posso vederti. Sì, certo. È ora di incontrare la matriarca. Vabbè ragazzi, non ci siamo qua in questa puntata, vedremo chi è la matriarca. Ciao ragazzi, il nuovo amico ci indicherà la strada. Sei fin troppo credo.